amici vicini e lontani e soprattutto gli amici che hanno visto più di una volta le nostre presentazioni dei libri, vi facciamo vedere di nuovo, che riguardano il potere finanziario e monetario. Oggi riprenderemo la nostra presentazione, però ritengo necessario per chiarire bene la situazione nella quale noi ci troviamo di fare una piccola presentazione dei precedenti, perché quando noi diciamo che i banchieri sono dei delinquenti, dei truffatori, la maggioranza delle persone pensano che queste truffe siano emerse di recente, siano venute alla luce o comunque sia, ne hanno presi in atto i cittadini italiani e anche europei in relazione a tutti gli scandali che si sono presentati negli ultimi tempi. Noi dobbiamo dire, da questo punto di vista, che la situazione, per grave, direi anche tragica che sia, non è paragonabile a quello che c'era prima. E io vi leggerò un paio di paginette di un bellissimo articolo pubblicato in questa rivista. È scritto da Gianfranco Fontana, da cui si evince con un notevole interesse che gli avvenimenti finanziari hanno avuto come pivot una certa banca romana. Uno potrebbe dire, la conosciamo, la vecchia storia, la banca romana, lo scandalo della banca romana, l'amministratore e governatore tale Tanlongo che tutti conosciamo, cioè che il minimo di persone che conoscono la storia dello scandalo fondamentale della banca romana, è inutile che ne parliamo adesso perché diremo altre cose, e da quello scandalo poi lo Stato italiano finalmente svegliato decise di creare la Banca d'Italia. Quando noi diciamo che la Banca d'Italia è una strana organizzazione a delinquere, ma pochissimi sanno che c'è qualcosa di più a livello della, come dire, cessione di gestione della Banca d'Italia. Io ho più volte consigliato i nostri amici ad andare nella sede centrale della Banca d'Italia a parlare con qualche funzionario, e dalla lingua parlata da questi funzionari, se il nostro amico ha un minimo di intelligenza, capisce che ci sono dei subappalti. Cioè, non solo la Banca d'Italia ha una gestione che è in mano al potere dei cosiddetti finanzieri, ma questa gestione interna è appaltata ad altre organizzazioni. Perché capita, non è difficile capire certe cose, perché quando tu a un certo punto devi dare un appalto, e già che ci sei fai anche il subappalto. Ma siccome su questo argomento evidentemente parleremo qualche altra volta, adesso vi leggo una edificantissima storia che vi dimostra come dietro a questa banca romana ci sia chi gestisce e ha gestito la banca romana, la banca di Roma, il banco di Santo Spirito,
Unicredita, che c'è sempre dietro? Il gesuita, cari amici, e ve lo spieghiamo leggendo queste due paginette veramente gesuitiche. Bisognerebbe fare un attimo una evidenziazione della lotta tricentenaria, quadricentenaria, tra i gesuiti e la nobiltà nera. Sì, vabbè, qui allora, adesso leggiamo questa prefazione. Così si guarda il tempo. Leggiamo questa prefazione, perché è molto importante. Noi abbiamo molte volte fatto delle conferenze, abbiamo gestito tante cose, abbiamo sempre parlato dal punto di vista economico-finanziario dell'economia, ma mai abbiamo parlato di cos'è successo in Italia dopo la cosiddetta presa di Roma, che è stata una vera e autentica presa per i fondelli. Se c'è stata una presa per i fondelli, è stata la presa. Ricordare la presa dei fondelli anche di Giuseppe Garibaldi, che dovrà essere risarcito e remunerato per aver riunito l'Italia, e invece fu trombato. Esattamente. Bellamente. Esattamente. Giustamente il tenore dei rapporti interpersonali. Ricordo ai nostri amici che noi più di una volta abbiamo fatto dei video, loro lo possono vedere tranquillamente su Alba Mediterranea, dei video proprio a Mentana, e c'è un nesso tra il fatto che non è stato permesso a Garibaldi di entrare a Roma nel 1867, perché se Garibaldi fosse entrato a Roma nel 1867, probabilmente le beghe della Banca Romana, alias Banca d'Italia, alias Banca d'Italia, sarebbero state inferiori. E allora bando alle presentazioni e leggiamo una parte di questa bellissima storia. Allora iniziamo nel 1866. Il 1866, per chi se lo ricorda, è la data di una guerra di indipendenza. Quando l'Italia ha acquistato, non certamente con le sue forze, ma grazie al regno di Prussia, quel minimo di indipendenza che gli permetteva di fare certe cose, non so, non avrebbe potuto fare con l'incombenza dell'Austria, che era poi a copertura della Città del Vaticano, cioè, oggi chiamiamo Città del Vaticano. Era uno dei due stati paladini dello stato della Chiesa. Esattamente. Francia. Noi si chiamava Stato Pontificio. Oggi noi potremmo anche chiamare che Roma sia uno Stato Pontificio. Ha più proprietà Roma oggi, proprietà private, la Chiesa oggi a Roma, di quanto non ne avesse nel 1870. Circa 202 miliardi di euro. Catastale, valore catastale. Non tanto per dire, queste brave persone sono sempre molto. Accogliete! Immigrantes, accogliete! Un quarto degli immobili all'interno delle mura aureliane è della Chiesa. Le mura aureliane, non le mura vaticane. Ricordiamocelo bene. Dove però il migrante non può entrare, sboca! Immigrante, sporca, ricordiamoci la legge fondamentale del 2001 dello Stato del Vaticano, che dice che bighellonare nella piazza non si può se non si è invitati. Non puoi bighellinare. Tanto per dirne uno. Ti chiamano la polizia. Poi vengono quelli vestiti dal 600, no? Con quei vestiti a strisce. Vengono i lanzichenecchi, con le strisce rosse e gialle. Michelangelo, scusa, non fare questi errori. No, il risorgimento, il rinascimento li lo conosco. Mi stanno avvelenando. Allora, ricordiamoci che l'ingresso trionfale, previo accordi molto a lungo trattati, con la falsa manifestazione. Si intesero male perché 27 morti ci furono. No, ci devono essere, se no non è credibile.
Ci devono essere sempre dei morti, se non è credibile. Ma nel caso particolare, se non avessi d'accordo, diciamo, no? Che quando questo sparatorio doveva finire, a porta dalla, dalla cima di San Pietro doveva essere esposto un grande lenzuolo bianco. Se non che, mentre c'era la sparatoria a Porta Pia, si erano dimenticati di andare a prendere il lenzuolo bianco. Allora, il colonnello dei bersaglieri, che aspettava che fosse il segnale, che fosse innalzato il drappo bianco, a un certo punto si è alzato in piedi e ha detto... E ha detto, oh, ma che stiamo facendo qua? Oh, ma che è questa storia? E siccome i papalini sparavano, lui si era messo in piedi ed è morto, poverino. Medaglia d'oro subito, pare ovvio. Al valore militare, eh? Allora, mica, ma sono inteso. Che mi vogliete colpire? Perché che è stata questa cosa? Mica era lo scherzo, un colonnello, un tenente colonnello di bersaglieri. E allora così è avvenuta la questione. Però adesso entriamo nel merito, perché è veramente molto importante. Allora, si parte dal 1 maggio 1866. Il governo concesse alla Banca Nazionale, che era una delle banche italiane, dello Stato italiano, il privilegio del corso forzoso per i suoi biglietti in compenso di un prestito. Diciamo cos'è il corso forzoso? No, vabbè. Il corso forzoso è il corso monetario obbligato per legge dello Stato che non può essere. Lo devi accettare per forza come, non può essere rifiutato. Come pagamento. Il corso forzoso adesso c'è per l'euro. Perché ci sono invece altri paesi dove c'è in corso l'euro, e poi dopo ne parlerò, e dove ci sono in corso anche altre valute. Quindi è possibile andare a fare un certo livello di discorso e poi vedremo. Allora, la Banca Nazionale non era la Banca Nazionale del Lavoro o la Banca d'Italia, che doveva ancora nascere e sarebbe nata molto, molto tempo dopo, ma si chiamava Banca Nazionale. I suoi biglietti in compenso di un prestito di 250 milioni fatto allo Stato dalla banca. Quindi la Banca Nazionale ha il permesso di imporre di dover accettare le sue carte finanziarie perché aveva imprestato 250 milioni di allora allo Stato. Le altre banche, attenzione perché è molto interessante, siamo nel 1866. Ricordiamo che il cugino di Cavour, Sella, era titolare della banca Sella, che esiste tuttora. Che esiste tuttora, è una signora banca. E che è presidente, quale oggi, discendente del Sella, è presidente dell'Unione Bancaria. E come se sbaglia? Quando uno... vedo la professoressa sorride, quando uno sale in sella e lì ci resta, credo. Meglio che poltrone. Erano due cugini veramente all'epoca. Le altre banche ottennero il corso legale, dicevo, ma questo a lui gli hai dato il corso forzoso, dacci almeno noi il corso legale. Che l'alter ego, l'alias. Con la facoltà di cambiare i propri biglietti e i propri titoli fiduciari, d'altra specie in biglietti della Banca Nazionale. Quindi, hai capito il passaggio? Ti diamo la possibilità, no? Di cambiare i tuoi biglietti con quelli della Banca Nazionale, che poi sarebbe diventata. Va bene? Sarebbe diventata la banca romana, perché è la mano del prete, è sempre la stessa. Ah, certo. Aspre polemiche furono accese da statisti ed economisti, polemiche, questi, capito?
per la concessione del corso forzoso. Dice, ma come, quello gli dà sicuro? Ma c'è il prestato con 150 milioni, vuoi che non ti dia? E mica scherzavano questo. Che sembrava voler piuttosto fare l'interesse delle banche che quello del pubblico. Ma guarda. Ma guarda un po', è cambiato qualcosa. I 24 miliardi che il Banco della Borsa delle Vasche di Siena si trovano, i 7 miliardi per il reddito di cittadinanza non si trovano. Col corso forzoso incominciò una sproporzionata espansione della circolazione bancaria. È chiaro, è forzoso, quello che dovevo via per forza. Tutte le banche minori approfittarono per espandere o trasformare la loro circolazione. Il Banco di Napoli, attenzione cari amici, ricordatevi bene questi nomi, Banco di Napoli, vedete oggi a chi con quale banca coincide. Banco. Ricordiamoci che il primo salvataggio delle banche in epoca moderna post seconda guerra mondiale è stata fatta con un prelievo forzoso del 4 per 1000 di chi era amatissima memoria nel 1982. Sì, del Piccoletto. Del Piccoletto, del dottor Sottile. Sottilissimo. Che è stato anche ministro, il primo ministro. Delinquente abituale, insomma. Poli miliardario pensionato, e lui le sue pensioni però nessuno no, le tocca. Nel 1961 il signor Amato uscì fuori con tutta una serie di conferenze in cui affermava che sovvertire lo Stato che non obbediva, come diceva appunto la Costituzione dell'anno primo della Repubblica Francese, della Rivoluzione Francese, ho perso il filo. Diceva che è legittimo, va fatta la lotta, e lui dopo qualche decennio invece ha fatto l'esatto contrario. Ci ha fregato i soldi senza dircelo. Questo per dire il rivoluzionario a comando. Ma tutto a comando, sì, ma è importante che bene che si sappiano anche queste connotate di carattere storico, perché sennò non si riesce a capire la situazione attuale dell'Italia. E come chi detiene realmente i soldi in Italia sia sempre la stessa organizzazione, che si chiama Compagnia di Gesù. Il Banco di Napoli acquistò il diritto... E poi ha composto un'altra cosa, vabbè, insomma... Acquistò il diritto di emettere delle fedi di cassa, la chiamavano fedi di cassa, per somme fisse, che diventarono poi veri e propri biglietti di banca, mi pare ovvio. Da 1,7 milioni nel maggio 1866, sono 1,7 milioni, non di banali lire squalificate e svalutate, ma delle monete di allora. Siamo nel 1866, dove la lira valeva qualcosa. Si arrivò fino a 66 milioni a dicembre 69, in tre anni, dal permesso che ha avuto da 1,7 milioni, è arrivato fino a 66 milioni nel dicembre 69, nessuno diceva niente, tutto cash, no? In questo anno anche il Banco di Sicilia, e dice cazzo, guarda, Banco di Napoli, a me Banco di Sicilia non me lo dai, ottenne la facoltà di emettere biglietti. La circolazione della Banca Nazionale salì da 123,2 milioni nel gennaio 66 a 470,1 milioni, senza contare la circolazione corrispondente al prestito dei 250 milioni che la banca aveva fatto al governo e l'altra relativa ai biglietti dati alle altre banche. Perché la Banca Nazionale aveva dato i propri biglietti alle altre banche. Cominciò così una sfrenata autonomia, o meglio anarchia bancaria, quando noi ci diciamo che esiste l'anarchia bancaria, ma c'è di meno di quella che c'era, ma molto di meno, in pieno contrasto con le esigenze dell'economia italiana. Ma lo scrivono gli istituti di emissione erano diventati 6. Nel 1866 c'erano in Italia, dell'Italia di allora, perché siamo nel 66, il Regno Borbonico era stato appena acquisito, le banche, gli istituti di emissione.
commissioni erano 6, cioè questi potevano stampare le monete come capo volevano, altro che la banca romana. Gli istituti di emissione erano diventati 6, residuo dei vecchi stati, perché era giusto che esistesse una preesistenza dei vecchi stati. Ma se noi andiamo a vedere le tendenze attuali dell'Italia attuale, noi andiamo a vedere che quelle che riemergono sono sempre le vecchie strutture statali preunitarie. Quindi io questo lo dico non perché sia un nemico della regionalizzazione, ma semplicemente perché dietro a certe operazioni di carattere regionalistico si vede una vecchia tendenza. Se tu non conosce che ci siano queste vecchie tendenze, non le riconosce, non può dominare la situazione e le richieste. Oggi come oggi stanno emergendo, a mio avviso giustificatissime, le richieste di autonomia di alcune regioni. Ma se noi andiamo a vedere quali sono le regioni che devono l'autonomia, è il vecchio regno austro-ungarico. Non è che ci siano altri, o il regno di Napoli, che prima o poi troverà la maniera per staccarsi, sempre contro il senso della mafia, intendiamoci bene, perché oggi è la mafia, tu dici mafia, dice America. La mafia comanda perché comanda l'America. Se la Sicilia resta ancora in Italia, ricordiamoci che la tendenza isolazionista siciliana è finita con l'assassinio del partito Giuliano, che era il comandante dell'esercito di liberazione siciliano. E qui bisognerebbe parlare anche di altre cose, ma insomma, comunque, se noi vogliamo risalire a queste cose, dobbiamo risalire anche al caso della strana morte di un certo personaggio nel carcere di Viterbo. Di Caffè. No, sì. Porto di Caffè. Ah, Porto sì. Secondo una strana coincidenza che coincide anche con un altro elemento, il quale anche lui è morto di Caffè, che non era il professor Caffè, quello è sparito proprio. Volatilizzato dalla mattina alla sera. Ed era uno che doveva fare una certa operazione. Della morte del professor Caffè, ma non è solo lui, ce ne stanno tanti altri. Così come si parla tutt'oggi della morte del figlio di Agnelli. Sono tutte cose strane su cui non si indaga mai. I suicidi, no? Che casualmente suicidi arrivano a provizia al momento opportuno. Però. Esattamente. E quindi l'assassinio del generale Dalla Chiesa, che ne sapeva molto, visto che aveva comandato i carabinieri durante la campagna contro il bandito Giuliano. Diciamo, l'hanno mandato così lui che doveva combattere, voleva combattere che cosa? Doveva essere ucciso dalla mafia, per quello l'hanno mandato lì, per pareggiare il conto. Gli istituti di missione erano diventati 6, residuo dei vecchi stati, importantissimo questo concetto, non ancora trasformati dal governo unitario. A Roma vi era la Banca Nazionale e la Banca Romana, a Firenze la Banca Toscana di credito e la Banca Nazionale Toscana, due emittenti del Granducato, per evidente. Nel Mezzogiorno il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, sono tutti loro. Qualcuno si trasforma come il Banco di Napoli, ma praticamente sono loro. Erano regolati dalla legge Minghetti Finali del 30 aprile 74, che fissava limiti rigidi alla circolazione, attenzione, ma tutti e 6 li avevano già superati. Allora, è un'abitudine delle banche in generale, da quando sono nati. Ma guarda come dice qui, il silenzio complice dei vari governi, spesso con il loro consiglio. Ma che cosa è cambiato, io mi chiedo, nel regno degli usurai? E
che sono certamente troppi per l'Italia, è un decreto. L'Italia del 1870, se l'istituto di emissione, oggi ce n'è uno solo che è la Banca Centrale Europea, non lo so io. Erano certamente troppi per l'Italia se istituti di missione, ma contro l'unificazione erano i soldi interessi regionali insuperabili. Ma guarda un po', eh? Ognuno poi aveva centinaia di sedi. E questo mi è venuto in mente che c'è stato un momento in cui avevamo delle sedi di rappresentanza delle amministrazioni regionali. Vi ricordate? E qui stavano aprendo in tutti i paesi, in tutte le città più importanti d'Italia e in tutto il mondo, rappresentanze amministrative. No, e... ma detto una cosa per precisare, che nello scambio interbancario dell'epoca vigeva un tasso usurario altrettanto valido e feroce come quello fra banca e cittadino. Cioè se tu volevi cambiare, che ne so, un Paolino, un Paoli, come si chiamava all'epoca, con un altro tipo di fiorino, un baiocco, andavate, attraversavate la frontiera e pagavate il 20-30% nel cambio. Cioè uno attraversava l'Italia dal Manzanare al Reno, per fare un paradosso, e cambiava la moneta 6 volte, partiva con 1000 ipotesi e arrivava con 200. Per questo la borghesia ha voluto l'unificazione. E certo. È tutto lì l'unificazione. Esigenza questione di soldi, sempre questione della borghesia risorgimentale. Di qui di conseguenza la ferrovia, di cui abbiamo parlato, abbiamo fatto molti video. Di qui di conseguenza il tragitto delle varie ferrovie, che sono sempre gli stessi. E c'è stato soltanto un grande uomo politico abruzzese che è riuscito a creare un'autostrada che da Roma va fino a Teramo, va fino a Pescara. Se non ci fosse stato lui non ci sarebbe stato nemmeno quello, perché la direttrice è soltanto di Pescara, nord-sud, attraverso il quale verso il sud devono andare le merci e verso il nord devono salire i migrantes. Ma contro l'unificazione erano insorti interessi regionali insuperabili. Ognuno poi aveva centinaia di sedi, succursali, rappresentanze, con enorme dispendio, né queste filiali potevano essere soppresse, perché servivano per la riscontrata arma terribile di concorrenza reciproca. Ogni istituto doveva ricevere in pagamento i biglietti degli altri. Ogni 10 giorni avevo il diritto di farceli cambiare con biglietti propri dagli istituti, debitori. In altri termini, ogni 10 giorni doveva aver luogo la compensazione dei biglietti rispettivi a saldo della differenza in moneta metallica. Non so se ci fidavano molto, gli uni degli altri. Ma proprio una fiducia assoluta, cieca. Guareschiana. La banca maggiore, la nazionale, era sempre in credito, attenzione, perché il biglietto aveva più facile e più larga circolabilità. Ecco perché anche l'euro oggi è in credito. Perché ovviamente c'è maggiore circolabilità, è più credibile. Le minori ricorrevano ad espedienti, cercando che il proprio biglietto circolasse nel maggior numero di province. Ecco quando si parla di circolazione monetaria, dell'importanza della circolazione monetaria, dell'importanza della moneta fai da te, e il discorso è tutto qui, c'è tutto, nella storia c'è tutto. Gli inconvenienti erano stati più volte illustrati con cifre nelle relazioni al Parlamento. I maggiori erano operazioni compravendita di rendita, conti correnti allo scoperto e perfino in cetta, i contanti sulla piazza dei biglietti dell'Istituto Maggiore. Ma qui siamo a 20 anni prima dello scandalo della Banca Romana. La Banca Nazionale non aveva bisogno di ricorrere a simili espedienti, tuttavia la si accusava di volgere in più luoghi il movimento delle stanze di compensazione,
ai propri fini e di accumulare nelle proprie casse i biglietti degli istituti minori per aggravare le condizioni della riscontrata. Più bel tempo e più bel. La situazione si aggravò nel 1887, anno in cui la concorrenza tra i vari istituti diventò acuta. Gli affari non erano buoni ed era un eccesso di circolante che il governo non solo non aveva potuto frenare, ma aveva tollerato e in qualche modo autorizzato. C'è qualcosa che non mi conta, tutto normale. Il progetto Sella del 1870 non aveva apportato miglioramenti, esso era ispirato al principio di libertà. Quintino Sella era uno di loro. No, è questo, Quintino, è quello. Era il governo, no, appunto, è stato ministro, era ministro della finanza. Era banchiere e ministro delle finanze. Non ti puoi sbagliare. Ma era più onesto di Padoa-Schioppa, di questo. E ogni società legalmente costituita avrebbe potuto, entro certi limiti e con certe garanzie, emettere biglietti al portatore. La legge Minghetti finali del 1300, cosa che il governo attuale sta tentando, anzi ha legiferato, di distruggere. Certo. Perché entro fine gennaio bisogna consegnare i libretti al portatore, pena addirittura una sanzione, non solo la perdita di quello che c'è, ma pure la sanzione. Cioè siamo a paradossi della follia proprio. Non più nemmeno quello che succedeva allora, sentiamoci bene. Sapevi? La legge Minghetti finali del 1874 riunì in consorzio i 6 istituti esistenti, la Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito, divenuta anch'essa banca di emissione. Ti immagini come vuoi fare pure bella banca di emissione? E beh, la fanno tutti. I 2 banchi meridionali e la Banca Romana, e qui entriamo nel bello, già banca dello Stato Pontificio. E si potrebbe concepire la truffa della Banca Romana se questa non fosse la banca dello Stato Pontificio, ai quali veniva riconosciuta esclusivamente la facoltà di emettere biglietti. La Banca Romana, e qui entriamo nel merito, fondata in Roma sotto il titolo di Banca dello Stato Pontificio, con notificazione 29 aprile 1850, del governo papale, era stata ricostruita in seguito alla presa di Roma del 20 settembre 1870, con regio decreto del 2 dicembre successivo. È qui che io parlavo di Garibaldi, perché se Garibaldi avesse preso Roma non ricostituiva la Banca Romana. Invece gli hanno fatto subito, perché no, l'hanno fatto subito dopo che lui è uscito da Roma nel 49 e immediatamente successivamente è tutto quello. Garibaldi? No, assolutamente no. Con il regio decreto del 2 dicembre successivo. Questo stabiliva la nuova denominazione di Banca Romana, ne approvava gli statuti e ne riconosceva il diritto all'emissione di biglietti. Di qui è partita tutte le speculazioni di carattere strettamente gesuitico che hanno portato alla crisi della Banca Romana. Tutto bene. Siccome però questo privilegio dell'emissione, secondo il governo italiano, costituiva un ostacolo all'impianto ed al trasferimento di altri istituti di emissione e di sconto nelle province alle quali si estendeva quella prima attiva, fu conclusa una convenzione mediante la quale la banca, cioè sempre la Banca di Roma, la Banca Romana, avrebbe rinunciato al detto privilegio dietro un semplice banale obolo, chiamiamolo obolo, versamento, diciamo. un obolo ricordiamo dietro... che obelos e ebelos hanno la stessa radice, e uno significa dono e l'altro significa merito, diciamo, ecco. Quindi c'è una bella, diciamo, coesistenza dei due termini. Allora la Banca Romana, che aveva il diritto di emettere, di fare tutto quello che voleva, vietava alle altre banche di aprire delle filiali nelle varie province per avere la possibilità di farlo. Ma quanto sono generosi questi preti!
il governo gli diede solo 2 milioni di lire per avere il permesso, no? La, giusto? Per togliere. La banca romana. Per togliere, perché dall'utilizzazione di lettera, no? No, per avere il permesso di aprire le filiali. Ah, sì, dove sì. La banca romana aveva era l'unica che aveva le filiali. La banca rimase autorizzata ad agire come banca di sconto e di emissione in concorrenza con le altre banche che avrebbero potuto fondare e che effettivamente fondarono poco dopo loro sedi e succursali di Roma e provincia, prima non c'erano, alle quali si imponeva il pagamento del suddetto compenso. Se vuoi, è giusto, e se vuoi la soluzione, bacia pure questo condono. Non c'è niente che contraddica il principio fondamentale Santa Madre Chiesa, no? Vuoi andare in paradiso? Paga. Paga. Vuoi aprire una filiale a Roma? Paga. Cosa vuoi di più da lì? I nuovi statuti della Banca Romana fissavano il capitale nominale, attenzione, questo è bellissimo, fissavano il capitale nominale in 10 milioni. Rappresentante da 10.000 azioni di 1.000 lire ciascuna, il capitale iniziale, che nel 1850, all'epoca della fondazione, era di lire 5.375.000 e poteva essere elevato fino a lire 10.750.000. Questo però si trovava nel 1870 assai ridotto per il modo irregolare con cui era stata amministrata la banca, ma guarda un po'. Definizione sbagliata. Ma è incredibile, veramente. È la stessa cosa. O i preti, o i massoni. No, le banche vengono sempre, no? Io, Banca Montepaschi di Siena, controllato dai comunisti e dai massoni, eccolo qua. Vanno sempre in crisi. Modo che gli avrebbe giustificato la liquidazione. Se ragioni politiche di modus vivendi con il Vaticano non avessero indotto il governo italiano a conservarla. E qui il ragione di Stato. Subentra il buon Papa che dice, beh, qui insomma, mi credo. La sua conservazione esercitò presto un'azione non buona, e è veramente bello, quello. Sui criteri generali con i quali venne allora considerata la questione delle banche in Italia. E questo perché era stata appunto la Banca Romana a rompere le tendenze del governo verso la costituzione di una banca unica. Infatti con la legge del 1874, e siamo ancora a 20 anni prima della crisi fondamentale della Banca Romana, la Banca Romana venne a far parte del consorzio per l'emissione dei biglietti a corso forzoso. Ma ti immagini se questi qui non si sarebbero messi in mezzo nel consorzio per l'emissione dei biglietti a corso forzoso? È lì che si manca. Qualche gesuita in quella, qualche accordo, qualche firma. Le condizioni della banca poco prima di quella legge erano indicate dai seguenti dati. Capitale versato a lire 5 milioni. Circolazione. Quando sarà secondo te? Di più o di meno? Meno, dovrebbe essere un decimo. Circolazione 41.313.000, riserva metallica lire 16.420.000. Mi piacerebbe sapere dove hanno rimediato questa riserva metallica. Metallica è anche scuola, eh? Certo. Come offerte, sicuramente. Sono offerte, no? Ma scusa, e non fanno quello che l'hanno fatto allora, 200 anni fa, adesso continuano a fare. Non devi fare l'offerta quando vai alla messa. D'altra parte, il nuovo assetto della banca, dopo alcuni anni di falsa prosperità, cominciò a scricchiolare, ridusse gli utili, tanto che fu presa di mira dalla sinistra parlamentare italiana, in particolare dal senatore veneto Giuseppe Giacomo Alvisi, uomo integerrimo, che era stato cospiratore risorgimentale ed aveva partecipato nel 1849 con il Manin alla difesa di Venezia. Si era poi laureato in medicina a Padova e nel 1854 aveva esercitato la professione del Bellunese, ma avendo continuato nella cospirazione contro l'Austria, aveva dovuto riparare in Toscana,
dove nel 1861 a Pisa conseguì anche la laurea in giurisprudenza. Inoltre egli fu tra i fondatori della prima cooperativa di consumo e della Banca Popolare Fiorentina. Dotato di questo ottimo bagaglio morale ed intellettuale, il senatore Alvisi si interessò delle attività e degli uomini di questa banca chiacchierata. Chiamiamoli uomini. Era una storia fortunosa che si innestava profondamente nelle vicende ottocentesche della Roma papale e italiana e pareva che il destino l'avesse segnata fin chi regnava all'epoca, ricordiamolo? Chi regnava più o no? La sua istituzione per poco non coincise con l'ingresso nella città allora papale della famiglia Antonelli. Non era l'attrice? No, era Antonelli. Che attraverso il suo cardinale dominò lo Stato Pontificio. Dominò lo Stato Pontificio per la quasi 50 anni. Buonasera. L'Italia. Il Papa allora regnante era Gregorio XVI. Salve. Il Papa, sappilo professore, sappilo, non metterti davanti alla cinepresa. Dove sta la cinepresa? Ha detto di mettermi qua. Bravo. Posso stare? Tira un po' indietro. Il Papa allora regnante. Devi alzare. Perché che c'è? Qual è il problema? Ci vede fastidio. Il Papa allora regnante era Gregorio XVI, che nel 1840 si era lasciato convincere a creare una società mercantile, ma essendo ormai decrepito, poco pratico per i suoi precedenti di frate, delle vicende monetarie, ti immagini? Il fratacchione che gli fregava, fu consigliato a contenere l'emissione dei boni a quanto poteva sopportare la asfittica economia papalina. E ti immagini, capito? Questi limiti diedero subito disagio agli ingordi affaristi che circondavano la curia, tanto che non tralasciarono alcun mezzo per rimuoverli durante lo scorcio di regno di Papa Gregorio e la prima fase del pontificato di Pio IX. E poi che non ci fossero gli ingordi affaristi dietro alle banche gestite dai preti? Sempre il nome, cognome di Santa Madre Chiesa, ben inteso. Si affermò qui. Si affermò quindi il partito di coloro che autorizzavano la Banca del Vaticano a mettere in circolazione quanti più buoni piacessero ai furbini del quartierino, per usare un neologismo giornalistico attuale. Trovi strano? No. Trovi che sia una forzatura rispetto alla situazione attuale? No, veramente l'esperto è lui. La piazza di Roma subì una crisi mercantile per l'emissione di 5 milioni di scudi. Gli affitti delle case e dei fondi salirono a un saggio favoloso, i beni immobili ecclesiastici aumentarono enormemente le loro rendite. Lo trovate strano? No. Perché, allora io ho letto la mia presentazione di quello che deve dire Orazio adesso e lascio la parola a Orazio. E intanto cominciamo a dire che siamo qui per presentare questi due libri, fra gli altri, devi far vedere, se no non vedo. Arma l'età. Che non mettete davanti, non mettete davanti alla telepresenza. Fra le tante altre, diciamo, indicazioni di gestione della moneta, proprio quello che è stato fatto storicamente di noto, a partire anche da Nerone o da Urbani, parla di. Quindi la moneta è qualcosa che è intervenuta nelle sue differentissime manifestazioni, multiformi aspetti, diciamo così, in tutte le società diciamo di relazione
di collaborazione all'interno del clan, all'interno del lancio, perché fino a che la conduzione dell'economia era fatta a livello familiare, la questione, diciamo, era irrilevante. L'avere un catalizzatore del valore esterno rispetto agli utilizzatori, no? Alle persone. Successivamente, quando si è cominciato ad ampliare, diciamo, la dimensione, l'interscambio a livello già appunto di villaggio, si è sentita la necessità di avere uno strumento che incamerasse il valore che producevano le persone. Nel corso degli anni, diciamo, la faccio dei flash perché sennò la cosa è lunga, complessa, articolata, è difficile poi arrivare a una prima correlazione di sfondo, diciamo così, di paradigma fra tutti i vari elementi nel corso della storia. Quello che è importante appunto è il fatto che, partendo da alcuni aspetti, cioè abbiamo detto là è un catalizzatore del valore, ci devono essere le persone che producano il valore, perché il valore non produce la moneta, ha detto bene lui adesso alla fine. Quando hanno cominciato ad emettere tanto moneta circolante, banconote circolanti, il prezzo dei beni, delle abitazioni, delle prestazioni, dei servizi, eccetera, eccetera, sono saltati esponenzialmente, no? E quindi, diciamo, ci sono alcuni elementi che vanno sempre tenuti d'occhio in tutte le epoche. E quindi l'elemento umano, la capacità e le risorse della mente e delle braccia dell'uomo di creare valore significa utilizzare per esempio una sedia per sedersi, ci deve essere qualcuno che questa sedia le sa costruire, e quindi quel qualcuno crea un valore che poi è apprezzato dagli altri, non solo da lui. Ad esempio, mi faccio una bella carbonara, ma la mangio io, più o meno buona, cambio volo, mi soddisfa, mi nutre uguale, anche se non è piacevole. Viceversa, la devo fare, io sono un ristoratore, la devo fare per richiamare la clientela, deve essere buona la carbonara, perché sennò non mi ci viene più nessuno al ristorante. Quindi ci sono una serie di riempimenti che vanno tenuti in correlazione proprio essenziale tra di loro, e quindi una popolazione che abbia una certa dimensione, una conoscenza e capacità di creazione del valore, e il catalizzatore del valore. A questo punto bisogna cominciare a operare sulla modifica, sulla modificazione di questi tre elementi. Sono anche di più, ma fissiamoci su tre, perché man mano che la dimensione dell'interrelazione tra persone diventa più ampia, c'è il rischio che un certo tipo di dispositivo convenzionale messo a punto nel corso del tempo attraverso i partecipi a questo circuito non sia più all'altezza della situazione, o sia stata considerata più o meno ragionevolmente diciamo funzionale alla dimensione che aveva raggiunto l'interscambio. Ecco perché poi si sono cominciati a realizzare strumenti diversi da quello del semplice catalizzatore, che poteva essere per esempio le conchiglie, no? Le conchiglie che producevano la porpora avevano un valore intrinseco, in quanto servivano per colorare i vestiti o colorare la maglia in generale, no? Quindi andava a prendere un valore in se stessa, ed era quello il discorso originario, cioè il catalizzatore deve essere qualcosa che integra in se stesso il valore. Quindi c'è un bene che io ho prodotto, e c'è qualcuno che l'ha prodotto, e c'è uno che l'ha prodotto, e c'è uno che ha bisogno di quel prodotto e gli servirebbe, però che cosa fa? O baratta con qualcosa che ha presente o nel futuro potrà disporre per scambiare questa sua merce con l'altra, oppure c'è il catalizzatore che però esso stesso è portatore di valore, che però deve essere in tasca a quello che compra, ovviamente. Quindi questa modificazione già è un passo ulteriore rispetto a quello semplice dell'utilizzo del bene a livello di tribù, di clan, no?
qua già siamo in una fase un po' più ampia. Nel corso dei millenni, dei secoli, degli anni, eccetera, che cosa è successo? Che anche questa formula è stata diciamo, necessaria aggiornarla e, ad esempio, dare un valore univoco al bene che serviva di scambio alla risorsa che io dovevo comprare. E a quel punto sono state inventate appunto le monete metalliche di conio, e le prime, guarda caso, sono state coniate e poi emesse e distribuite nei centri oracolari, cioè in quei centri dove c'era il sommo sacerdote, guarda caso, no? Che si chiama sciamano o sacerdote o papa, cambia poco, diventava quindi una dimensione diversa, e a quel punto hanno assunto anche dei pesi, delle forme e delle dimensioni diverse. E a quel punto ecco che hanno cominciato a creare in Grecia, negli oracoli, per esempio di Delfi, attorno al 1600 a.C., la prima moneta di scambio reale, cioè che aveva una forma, una dimensione, un peso. È un'attribuzione anche di carato all'interno del materiale stesso, quindi in oro o in argento, dove era una percentuale definita di quantità, di materia pura, capito? E quindi è nato poi la dracma, il tallero, eccetera, insomma, tutta una serie di monete nei vari luoghi, nelle varie aree, nei vari momenti storici che hanno fatto la storia di un determinato tipo di economia. Ma poi attorno in Europa, nel paese occidentale, attorno al 1300 più o meno, alcuni dicono anche 1250, ma sono quelli, in quell'epoca lì si sono creati gli strumenti che poi sono diventati anche quelli che tutt'oggi noi utilizziamo, e cioè la nota di banco e la nota di cambio in particolare, che assommavano in qualcosa che non era più il valore intrinseco della moneta o della metà di misura del valore, ma era la rappresentazione di qualcosa che esisteva in un determinato posto, in un determinato luogo, e che era garantito dalla serietà e dalla professionalità di chi emetteva questa cosa, capito? Quindi a quel punto hanno incominciato a nascere le prime banche familiari, dai Bardi a tanti altri, adesso non mi sfuggono perché è cosa che sto dicendo di qualcosa che ho scritto anni fa, quindi qualcosa mi sfugge. E quindi che cosa è successo? Questi prestatori di denaro erano quelli che poi prevalentemente foraggiavano la classe ricca della società, quindi in particolare i regnanti e la nobiltà, e poi a scendere gradualmente fino ai borghesi quando è nata la borghesia. E quindi, fra l'altro, i banchieri usurai erano essi stessi borghesi, erano borghesi, non a caso il nome borghese vi dice qualcosa, no? Ecco, borghese erano questi, pure papi, ma erano questi, capito? Quindi questo per dire che comunque la valorizzazione, quantizzazione del valore è stata una mutazione continua nell'arco dei millenni. Si è utilizzata una serie di strumenti via via sempre più eriformi, sempre più volatili, che rappresentavano un valore di qualcosa in qualche posto. E appunto lui adesso ha parlato della banca romana, che non era la prima. Basta ricordare per esempio il signor Peterson, che insieme a Edoardo III fondarono la Banca d'Inghilterra, e immediatamente avevano capito l'andazzo, quello che diceva lui, e cioè avevano capito che le note, l'avevano capito prima. Vabbè, però lì c'è stata evidente, perché è stato formulato proprio così, fra l'altro. Praticamente che succedeva? Che
già attorno al 1300 uno andava dal banchiere e depositava una determinata quantità di oro, di argento, di gemme, quello che era, quello gli dava un valore, diceva va bene, vale 1000 fiorini o quello che era, e gli faceva una nota di banco o una nota di cambio secondo, in cui lui dichiarava con tanto di ceralacca che nei suoi forzieri erano depositati, non so, 3 kg d'oro, no? E chi andava lì a depositare il soldo, cioè questo valore, poteva poi andare per esempio in Provenza, come diceva Bernardone, il padre di San Francesco d'Assisi, che faceva il commerciante fra Assisi e la Francia, fra l'altro doveva comprare, operare sul mercato provenzale, e quindi aveva queste note di cambio o note di banco e le utilizzava attraverso il correlatore, la filiale, il concessionario, il collega, ecco, così, che stava in Provenza e riusciva poi a gestire su piazza il valore che lui aveva depositato alla sede. Solo che quando è arrivato Peterson e Edoardo III avevano capito che solo uno, tipo Bernardone, su 8, perché inizialmente era questo, andava effettivamente dal correlatore, dal fiduciario in Provenza a cambiare la nota di banco con l'oro che c'aveva quell'altro per poterlo utilizzare sulla piazza. E quindi a cosa hanno pensato? Giustamente, da truffatori nati e innati fino al midollo, se non lo facevano i banchieri, hanno pensato bene di emettere ben 8 note di banco per lo stesso valore che loro avevano. Quindi moltiplicavano immediatamente per 8 il loro capitale in oro, in argento che c'aveva. Quello che è successo tutto, la banca ormai. È il loro metodo. Non è che questo l'hanno incastrato perché dà fastidio. Il principio è sempre quello della moltiplicazione dei pani e delle pesci. Però in questi casi anche dei coglioni. Quindi nel corso degli anni poi si sono inventati tantissimi altri strumenti. Oggi siamo ai titoli tossici, no? Cioè titoli che servono per garantire l'efficace rendimento di una operazione finanziaria e che serve a una parcellizzazione delle assicurazioni che questa partita, questa operazione funzioni bene. Se funziona male, paga e quindi vale. È una questione paradossale, folle, ma è qualcosa che... Con stretti legami con la borsa, no, Riccardo? Qui subentra la borsa. Ancora più. Nella valutazione monetaria. Insomma, fatto sta che nel corso degli anni ci sono state tutte queste mutazioni, per cui oggi noi abbiamo la moneta numeraria elettronica e addirittura le blockchain con il bitcoin, eccetera, eccetera. Quindi cioè, non c'è una dislocazione mentale, logica, di coerenza assolutamente insopportabile per un sistema industriale, economico che crea davvero beni e servizi. Cioè siamo alla disfunzione totale fra la creazione di moneta e la finanza e la operazione sociale ed economica. Infatti sempre più si accentrano nelle grandi multinazionali finanziarie i valori e quindi anche i beni che misurano quei valori, perché possono in qualunque momento comprare gli stati. Oggi lo stanno facendo, JP Morgan è praticamente lo stato italiano ormai. Quindi che cosa succede? Che da una parte abbiamo questa emissione di denaro abnorme, come appunto la gas, ma mentre lì salivano le stelle solo i prezzi al consumo e le case, perché quello c'era sul mercato a disposizione, oggi ci sono le anime addirittura sul mercato, ci sono gli stati, i popoli, si vendono i popoli, i migranti, non è che arrivano così per caso, arrivano perché c'è un'operazione in Nigeria, c'è un'operazione nell'Africa occidentale, cioè, è questo il problema. Quindi tutto avviene in funzione di questo movimento enorme di capitali
sui mercati finanziari e che condannano e comprimono l'economia reale. Ecco il perché della crisi attuale degli ultimi 10 anni. Il problema è questo, che c'è talmente tanta liquidità che questi si possono comprare gli stati tranquillamente, i politici, i parlamenti, eccetera, e farsi fare le leggi ad persona, altro che scherzi. Le ultime 10 finanziarie in particolare sono tutte leggi, come ho detto poco fa, a proposito dei libretti al portatore, fatti in funzione esclusivamente delle banche. E per comprimere i diritti del cittadino, del singolo individuo, dei partiti addirittura, tant'è che li hanno fatti sparire i partiti, perché i partiti creavano opinione, creavano idee, pure se corrotti anche loro, le mazzette mani pulite, eccetera eccetera, tutto vero, ma fino a che c'erano i partiti, pure se erano drogati all'interno di funzioni assolutamente illegali per quello che era il loro status originario, erano comunque portatori di valori e creavano dibattito, creavano coscienza, creavano partecipazione attiva alla politica, pure se corrotta. Ma oggi non c'è più vita politica, tranne quel po' che si fa in via informatica nei vari social qua e là, a partire dai grillini, dove di tutto c'è, perché la libertà di opinione è la libertà. Io ho avuto contatti per decenni con questa gente, so perfettamente quant'era la libertà all'interno del Movimento 5 Stelle o dei vari meetup che stanno in giro per l'Italia. Quindi questo per dire che c'è stata una depravazione, una corruzione assoluta di quello che è nato già corrotto. Come diceva Giorgio, questa corruzione dello scandalo della Banca Romana è stato un episodio dei tanti. Ma se noi andiamo a vedere di situazioni del genere, anche solo attuali, ce ne sono centinaia. Io, poi se si sa di quelli più acclaranti, tipo la Banca la Cassa di Risparmio di Verona, di Ferrara, il Carige adesso, ma sono diciamo punte dell'iceberg, perché se noi andiamo a indagare, sono centinaia negli ultimi anni i casi di truffe create dalle banche o di banche che vanno in fallimento o sotto controllo da parte della Banca d'Italia. Ti lascio immaginare che controlli fa la Banca d'Italia, no? Ah no, questo l'ho detto. Allora, fino a qualche anno fa si sapeva che la maggior parte della gente immaginava la Banca d'Italia, essendo Banca d'Italia fosse italiana, controllata dal Tesoro, controllata da un ministero, comunque no, fino al 92 era controllata dal Tesoro. Allora, fino per la semplice ragione che c'erano tre banche di interesse nazionale, nazionalizzate. Quello sì. E quindi uno leggeva Banca d'Italia e cominciava a rendersi conto che in realtà non era così, perché andavi poi a vedere nel 92 tutte le leggi che sono fatte fare ai cari amici di JP Morgan o Morgan Stanley, che sono diverse ma che più o meno hanno la stessa penalità in Italia, e che rendevano immediatamente chiaro che c'era una sottrazione di potere allo Stato per darlo alle banche. E quindi era chiarissimo, cioè, tu immagini uno Stato che fa caracteri da solo, cioè un Parlamento che fa le leggi per farsi sottrarre di sovranità. L'ha proposto proprio. Il primo è stato quello della lettera dell'81, là, il fratello quello che è morto. Per fortuna. Era il creatore del Mortadella. Sì, certo. Era il patron del Mortadella. È alleato col patron del Mortadella. Come si chiama? Due fratelli, ovviamente. Che ne frega. Andreatta. Andrea. I due fratelli Andreatta, il cui fratello vescovo affogato in un bicchiere d'acqua. No, che dici? Quello è Pisani. Ah, Pisani, scusa. Noi scambiamo Pisaglia con Pisani e con Andrea. Allora, per tornare al discorso, si vede che andiamo a braccio, no? Sì. Per evidenziare il discorso, quindi ci ritroviamo con un Parlamento che si è esautorato da solo. Una cosa folle, semplicemente folle. Ma era successo anche qui, quello che ho letto prima.
arrivavano le banche a fare affaracci. L'ho letto io. Una donazione senza contropartita. Una cosa folle. Non esiste al mondo qualcuno che sia sano di mente che fa una cosa del genere. E quindi nel corso degli anni abbiamo scoperto quindi che prima era il Ministero del Tesoro che attraverso le BIN, le banche di interesse nazionale, controllava in qualche modo, perché le cose dal 36 fino al 92 si erano fatti fare una serie di leggi, in particolare dopo il 48, ma non entriamo nel dettaglio. Quindi che cosa è successo? Che nel corso degli anni praticamente abbiamo scoperto che prima c'era uno Stato che controllava la Banca d'Italia, poi la Banca d'Italia, che avrebbe dovuto controllare le banche commerciali, era diventata di proprietà delle banche commerciali. Uno come fa a fare il controllore del padrone? Cioè, era follia, no? Concettualmente, però sta storia è andata avanti per 15 anni. A un certo punto nel 2005 cambiano un po' di leggi nel frattempo sempre a favore delle banche, a un certo punto si scopre appunto che la Banca d'Italia è controllata da banche commerciali dal nome italiano, ma in realtà non c'è dietro azionista italiano, c'è dietro JP Morgan, Warburg, anche altri, anche a prestanome, no? Cioè, fatto sta che quindi veniamo a sapere che c'è una specie di matriosca prima del 91-92, c'è una seconda matriosca fino al 2005 e poi c'è un'altra matriosca dal 2005 a oggi. Non è così, c'è una quarta matriosca, 4, in cui noi abbiamo fatto la denuncia in merito e c'è un processo in corso, non l'ha detto nessuno. C'è un processo in corso a Vibo Valentia, perché noi abbiamo interessato tutte le procure della Repubblica, 137 procure della Repubblica, le quali per la stragrande maggioranza non ce ne frega un tubo. No? Hanno trovato una scusa, diciamo. E però c'è un processo in corso a Vibo Valentia. Saranno tre procuratori a Vibo Valentia, non di più, però insomma c'è un processo. Perché? Perché noi abbiamo scoperto tramite un amico che... Hanno aperto un fascicolo. Un amico che si chiama Alessandro Cogoni, il quale fa il CTU al tribunale, in un tribunale italiano del nord, e fa il CTU contro le banche proprio su questo, quindi lui è informato, è sicuro, e ciò abbiamo anche i documenti che abbiamo saputo tramite lui, che c'è un certo signor Angelo. Sono due. Sì, l'altro si chiama Marco Trevisan e lui Angelo Carradori. Un nome così, non viene in mente. Poi mi viene a me. Questo tizio, questi due tizi che hanno uno studio legale che sta a Piazza Affari, quindi non è uno studio qualunque, dà mandati, cioè sono dei mandati, cioè vanno nei consigli di amministrazione delle multinazionali e in particolare delle banche e vanno a rappresentare i mandanti, no? Nome emblematico, no? Chi è? Il mandante è il mandante del killer, certo. Loro fanno i killer, sono. Loro fanno i killer, perché cosa succede? Che loro sono mandati da 1991 piccole banche, tutte straniere, tutte inconducibili agli amici che abbiamo detto, ovviamente, però loro non appaiono, c'è anche, però c'è la BlackRock, c'è. E allora queste banche che cosa fanno? Decidono, nel 1991 hanno il pacchetto di maggioranza delle 5 maggiori banche italiane, Unicredit, San Paolo, Carige, anche la Carige. Cinque banche, le quali cinque banche con il loro pacchetto di maggioranza di 263 voti in Banca d'Italia decidono se Banca d'Italia appoggia il governo Berlusconi, il governo Prodi, il governo Movimento 5 Stelle, Lega, eccetera, eccetera. Quindi poi arrivano quei cretini
di Movimento 5 Stelle che hanno fatto la campagna elettorale sul reddito di cittadinanza e non trovano più i 7 miliardi, perché la banca non glieli dà, giustamente. Ma la banca non, si chiama l'Italia, ma in realtà di italiano non c'è niente. Niente. Comunque la banca romana, ben inteso. Anche la banca romana. E l'Italia ce la fa proprio. Io devo fare un'osservazione. Io sono un attuario, oltre che sono un appassionato di matematiche. Il problema. Vieni più sotto perché sennò non si sente, no, non risulti un po' più alta la voce, sennò non si sente. Vieni leggermente più vicino. Dove? No, perché sennò la registrazione non viene la voce. Anzi, sarebbe meglio che ti mettessi qua. Va bene. Sono dito delle cose che sono. Cioè, io mi rendo conto che l'economia è una scienza, anche se noi potrebbero. Assolutamente no, non è una scienza. Attenzione. Così come accade per la fisica, come accade per l'economia, ha delle regole interne, fondamentalmente. Sono convenzioni, non sono regole. È lì e non registra una voce sembrata forte. Insomma, intanto non è che devo dire delle cose molto segrete, sono delle cose che ritengo che siano ovvie dal mio punto di vista. Cioè, io ho lavorato sempre nella matematica della finanza, io mi occupo della matematica attuariale, ho fatto l'attuario per 25 anni oltre che il matematico. E naturalmente è evidente che il sistema è quello che gestisce le risorse, noi chiamiamo gestione delle risorse, è evidente che c'è un rapporto di fiducia, c'è un rapporto fra appunto questa enorme praticamente potenza finanziaria e gli stati e le banche che le gestiscono. Ora è evidente che si sta assistendo in modo particolare in questi ultimi decenni ad una globalizzazione. Siamo in globalizzazione, i mercati sono globalizzati per il fatto che si è passati dal tempo circadiano, diciamo così, dal tempo ordinario, ai tempi digitali. Oggi in pochi secondi possiamo trasferire capitali, ricchezze da un paese all'altro. Quindi il mondo è globale nell'economia, così come nella scienza, nell'informatica ovviamente. Questo fatto si è ovviamente sviluppato in conseguenza dei progressi della scienza. È difficile separare qual è il positivo e il negativo, eccetera. La politica è evidente che è un fatto locale, non può rimanere, perlomeno non c'è ancora una politica globale del mondo. L'economia sì. Quindi è chiaro che ci sono delle banche universali, lo sanno tutti questo, non sono tante, sono poche, e anche tra le banche c'è la concorrenza ovviamente, perché si tratta di acquisire maggiore forza, così come in tutti i settori e anche tra le imprese. Io non mi scandalizzo in questo, anzi direi che ci sono grandi vantaggi, per esempio in Cina, eppure era un paese, no, che in pochissimo tempo si è adeguato al sistema nell'economia mondiale, anzi ha salvato l'ultima crisi che abbiamo avuto grazie a questa sua presenza di grandi mezzi finanziari, cioè di gestione delle risorse e dei titoli pubblici americani. Certo, ci sono state anche delle facilitazioni per via del liberismo selvaggio e che si è realizzato sempre per eccetera, per il sistema poi si ristruttura perché deve vivere il sistema comunque, così come accade per una famiglia, comunque deve vivere su larga scala. Quindi ci sono delle turbulenze locali, degli tsunami anche locali, pensiamo all'Argentina, eccetera, però il sistema ovviamente fa in modo tale che la competizione
fa dare la priorità alla politica quando è evidente che la politica è locale, è fatta di tempi lenti, circadiani, locali, con gestione, poi con una democrazia che non è tutto il mondo, c'è una democrazia diffusa. E quindi l'economia è globale, la politica no. La conseguenza di questo è che vediamo questa simmetria. È evidente che nel caso poi dell'individuo ci troviamo ancora, come nell'esempio particolare del, diciamo, in fisica, io un fisico lo sa benissimo, la luce è fatta di particelle e di onde, però se noi vogliamo capire la luce dobbiamo considerare l'effetto di campo, cioè di onda complessiva, e ci fissiamo sulla particella, ovviamente perdiamo informazioni sul significato stesso che ha la luce di portare nozioni eccetera. La stessa cosa se facciamo con la testa dei singoli, il problema e finisco, quindi l'io non va visto il gigantino, perché sennò è malato, l'io è un grande malato, un distorto, perché è ovvio, perché essendo non in equilibrio come fa a vedere un sistema, l'io parlo, parlo di l'io, ogni io non è in equilibrio, è un soggetto non lineare, non ha una condizione di stabilità, quindi è chiaro che vede, usando la parola tra l'altro molto vaga, molto incompleta, è soggetto a queste grandi forme di visioni, di confusione. Però il sistema, ecco, è come se vuol dire che l'universo, qualunque cosa ne facciamo va avanti, anche se la terra dovesse esplodere, voglio dire, per colpa dell'uomo, il sistema è invariante, va bene, l'economia in generale, al di là poi di quelli che possono essere i singoli e anche i popoli, allora, perché i popoli non sono così significativi. Allora, lei ha sollevato una serie di problematiche che vanno, diciamo, sviscerate almeno, diciamo, a livello superficiale. Bisogna fare, noi facciamo, diciamo, ci occupiamo di storia geopolitica e sociale da anni. E qui il discorso è questo. Allora, intanto bisogna sapere chi è che vuole questa globalizzazione, perché la vuole. È obbligatoria, non è una scelta. No, non è obbligatoria, niente al mondo è obbligatorio. Niente al mondo è obbligatorio. Niente al mondo è obbligatorio. Questa è una sua convinzione, coinvolta insieme a quella di milioni di altre persone, miliardi di persone che sono stati condizionati da una informazione, una formazione che ha detto che il globalismo è una cosa, una funzione perfetta, virtuale. Non è vero affatto. Lei a internet ci vincerebbe oggi? Io sono stato uno degli vorrebbe tornare a telefono. Io sono stato uno degli diciamo, organizzatori di internet in Italia, quindi la conosco da 20 anni, so cos'è. So, anzi 25 anni per esattezza, so cos'è, ci ho lavorato per 18 anni fino a 4-5 anni fa. Allora, sta dicendo, allora, anche internet aveva una funzione ed ha delle funzioni, ma internet ha anche un'etichetta, non so se ne hai mai sentito parlare, che è dimenticata dalla gente, è uno statuto interno a chi utilizza. Quando tu scrivi accetto, implicitamente accetti quelle regole, non le conosce più nessuno perché nessuno le scrive più, però sono delle regole ben importanti e limitative e circoscrivono l'ambito in cui tu devi e puoi operare. Allora, tu non puoi fare un globalismo che è globale, però diciamo, controllato da un insieme di leggi statali. Tu il globalismo lo puoi anche fare, ma deve essere in parallelo all'attuazione di regole mondiali, di leggi mondiali. No, no, c'è. Invece c'è. No, c'è. Ti spiego. Si chiama legge dell'ammiragliato. Mai sentita? Esiste dal 1600, da quando è stata creata la Compagnia delle Indie. Ok? Esiste per, diciamo, risolvere le controversie internazionali, solo che i globalisti che detengono le chiavi della finanza non permettono ai cittadini di agire e interagire con questo, perché se vuoi fare un'operazione di,
cittadini ci hanno 100.000 euro dato per improntare il procedimento e poi vediamo le cose che succede. Quindi questo per dire che c'è una disparità di trattamento, una disparità giuridica assolutamente illegale, oltre al fatto che ti devi rendere conto che questo potere globalista è stato creato con la truffa, come abbiamo detto in tutte le salse, in tutte le lingue. Ma adesso ti levo la sede con il prosciutto come di prova, che così ti rendi conto. Parliamo di cose, ma non è un'offesa, capiamoci bene. Una, diciamo, mia rivalsa nei confronti della gente perbenista come te, perché tu sei una persona corretta, coerente, che pensa correttamente e che pensa che gli altri, questi qua che comandano, siano persone corrette. In realtà è tutto il contrario. Io sono consapevole che la truffa è nell'individuo, nella natura dell'uomo. Sì, ma la cosa è che io faccio una truffa. Io non può fare altro. Una cosa è che io faccio una truffa a lui perché mi sta sul cavolo. Una cosa è che faccio una truffa riguardo a 60 milioni di persone. Se l'aspetto femminile, perché io poi ho una dualità in questo contesto. E non vorrete che qui poi sono. Però questo aspetto non lo voglio trattare. Cioè la natura ha fatto in modo tale che ci siano delle asimmetrie. No, e noi non siamo. No, no, non è così. Allora, se vuoi vi spiego. Allora, mi fai fare una piccola interruzione, sì, Tu hai fatto un riferimento piuttosto importante, che ovviamente noi dobbiamo prendere sempre atto di una realtà che è quella nella quale noi viviamo. Poi facciamo una piccola deviazione. Uno dei massimi critici della situazione economico-finanziaria di oggi è stato il professor Giacinto Auriti. Ma Giacinto Auriti come ci è arrivato a capire certe cose? Perché era professore di diritto marittimo, internazionale, diritto marittimo, è riuscito a capire dov'è il meccanismo, dove sono i sommergibili che sparano i siluri e dove sono quelli che hanno improntato le mine a scoppio ritardato. È lì il discorso. Noi non possiamo accettare nessuna situazione di fatto dicendo è una situazione di fatto, perché non è vero. E tu hai citato ad esempio il caso del fisico, e io nei miei interventi li faccio sempre, e dico appunto che la fisica post-quantistica dice esattamente il contrario, e dice che non c'è niente di prestabilito. E appunto, quello è il punto cardine. Proprio ieri ho fatto un discorso relativamente al gatto di Schrödinger, proprio perché il discorso è proprio questo, di prestabilito non c'è niente. E io non posso partire a posteriori dicendo che, perché sennò saremmo allo solito punto. E qual è l'universo? L'universo è quello che è gestito da buoni Dio. È lo stesso discorso, praticamente. Noi ci troviamo nel cuore di un processo che è stato propiziato. La globalizzazione è stata propiziata. E lo spunto è qua. Allora il discorso è questo. Vabbè, non possiamo. Poi non dirò più niente, perché il discorso è questo. Lei, dunque, le matematiche, voi un pochino l'avete sentito parlare di algoritmi, ad esempio questo che sta usando adesso lui, Pietro, c'è un algoritmo matematico semplice, però questo algoritmo, dato che usa i sistemi digitali veloci, ovviamente la luce, quindi evidentemente consente delle operazioni che sono inaccessibili all'individuo senza quello strumento. L'algoritmo sono quindi procedure che nell'economia, ma non solo, nella finanza, regolano ovviamente i mercati. E noi continuamente usiamo anche le carte di credito, sempre grazie a questi algoritmi. Allora cosa succede? Che la matematica è cresciuta in modo tale, come scienza generale, per cui ha consentito anche la crescita dell'economia. La Cina, ad esempio, ha capito benissimo questo. E la decrescita nostra. No, scusate, devo dividere. Allora io quindi chiudo dicendo, per me, e lo ripeto, senza verità, qui si tratta di essere favorevoli alla scienza o alla scienza? Quale scienza? O alla scienza di Sporioni?
quella dove sì, quella scienza io non parlo di no, quella di Beppe Grillo, fatto quella che ha fatto il contratto della scienza. Bisogna capire che la scienza infatti si avvicinare, per favore. Allora, quello che io intendevo dire in questo nostro incontro è che siamo di fronte a una masnada di delinquenti, non di ipotetici delinquenti, delinquenti allo stato puro, gente che manda allo sbaraglio milioni di persone a seconda della situazione. Qui non pianeta. Capito? A seconda. Sì, poi siete venuti tardi, io ho raccontato la storia delle banche italiane del 1866, che è scritta qui. I comportamenti sono questi. Non c'era la globalizzazione quando questi.